ti abbiamo preparato un piccolo omaggio per la tua carriera, insomma, qualcosa, qualche spunto, Luca, quello che siamo riusciti a preparare questa sera. C'è questa clip in cui vediamo un gran bel giocatore. Andiamo a vederla. Il rinvio di Bucci, il controllo di Davide, scivola però De Ascenti, subito il lancio è buono per Lucarelli, è rimasto Thuram a controllarlo. Lucarelli cerca di liberarsi di quattro giocatori della Juve, riesce ad appoggiare per De Ascentis, prova la conclusione, Mezzano, è un buon tiro che esalta però le doti di Buffon in calcio d'angolo. E non era facile questa palla da calciare per Mezzano, invece l'ha tenuta bassa, l'ha calciata molto bene col mezzo esterno a girare. Buffon l'ha vista all'ultimo, si è allungato benissimo e l'ha deviata. Comunque bravo Mezzano, ha avuto coraggio a calciare questa palla e l'ha calciata molto bene. Si dimostra in grado di rimuovere il macigno dell'assenza, la fantasia di Stroppa e l'opportunismo di Birof. Il Torino rialza la testa e su combinazione Rizzitelli, Angromà, Rizzitelli sfiora il raddoppio. La rete scaccia guai per la squadra di Scoglio, arriva al decimo del secondo tempo. A dare il colpo di grazia a Gregori è il 19enne Mezzano, un difensore dalle movenze alla Rosato, che aveva già esordito ultimamente a Roma contro i giallorossi. 2 minuti più tardi, l'Udinese protesta dopo un prolungato contrasto nell'area di Biato fra Maltagliati e Borgonovo. Anche Caric, gradualmente, si scrolla di dosso gli impacci iniziali e, chiudendo questa triangolazione con Rizzitelli, mette in condizione il capitano di colpire il secondo palo della gara. Nelle ultime battute dell'incontro si rivede l'Udinese, che è costretto a rinunciare a Borgonovo e a Metrano, sostituiti da Marino e Matrecano. Senti, 19 anni, però quasi una vita passata, tutta la vita passata col Torino in pratica. Da quand'è che sei qui al Toro? Dal 1985 ho iniziato a giocare nel Toro. Il primo cartellino ho firmato per il Toro. Quando avevo 8 anni ho fatto il provino a 7 anni e mezzo, quindi è proprio una vita nel Toro, come ha detto lei. Senti, questo gol ce lo puoi descrivere, te lo ricordi? Non è che me lo ricordo molto bene, cioè è stata una palla che era lì in aria e mi sono trovato solo e l'ho messa dentro di testa. Poi è stato delle emozioni straordinarie che ho provato, ero confuso. Ma noi sapevamo che sul piano della determinazione loro c'erano, noi dovevamo controbatterli con un maggior spessore tecnico in mezzo al campo e con la stessa determinazione. E andiamo con le immagini a Porcari dove si affrontavano Torino e Padova. È stata forse la più bella gara del torneo vista fino a questo momento. Era una partita quasi ad eliminazione, dato che le due squadre erano appaiate in testa alla classifica con 4 punti, mentre il Cagliari, a quota 2 vincendo col Bayern, avrebbe comunque ottenuto il passaggio per differenza reti. Il Torino si presenta subito col suo leader Bernardi, elemento molto dotato. Il suo gol al 22esimo è annullato dal direttore di gara Trefoloni di Siena. Al 39esimo però il numero 1 del Padova non può far altro che raccogliere palla in gol, gol siglato da Mezzano, un gol che merita il replay. Il Padova reagisce e nella ripresa pareggia con Riccardo appena entrato. Il gol dei Veneti giunge al settimo minuto. Dalle retrovie Green, tocco di Longo, Gattuso. Vedete quanto è asfissiante il pressing degli attaccanti e dei centrocampisti del Galles, lo stiamo patendo a centrocampo. Cerca di tenere in campo il pallone Gattuso, molto bravo, vince 2 contrasti. Poi all'indietro, Longo. Un tentativo di servizio per Zambrotta, sempre grande curvista, stop a seguire e il rilancio della difesa. Mezzano. Partita apertissima, Mezzano ancora sganciamento, va in area, Mezzano, Mezzano. Il tiro e il gol da parte di Mezzano, un gol veramente alla Ronaldo. 2-3 dribbling, ha vinto anche dei rimpalli, ha segnato una rete importantissima al 14esimo, linea a bordo campo. Una rete importantissima, ma soprattutto una rete importante per lui, perché questo ragazzo ha attraversato la scorsa stagione una stagione difficilissima, è stato fermo molto. Tardelli è sempre creduto in lui, lo ha convocato anche in questa occasione, lo ha fatto partire titolare e avete visto prima come ha sfondato anche con l'aiuto di Pirlo. Comunque è tutto merito di Mezzano che ha portato in vantaggio la formazione azzurra dopo 14 minuti. Dal primo minuto. Ragazzi, devo dire. Ecco, in questa brevissima
non ci sei con la maglia dell'Inter, ma devo dire, però è stato accennato la cosa. C'è anche il passaggio di Moreno, adesso ne parlate perché lui giocavate anche insieme. Qui si vede un tuo splendido gol, quindi si vede il Viareggio, campionato in cui è stato detto che l'esordio l'hai fatto con la Roma, e si vede la nazionale Under 21, si vede, insomma, hai giocato con Pirlo, con Gattuso, eccetera, e poi si sente anche questo infortunio che ha pesato molto sulla tua carriera. Allora, innanzitutto ti ringrazio tantissimo perché è stata un'emozione enorme rivedere queste immagini. Anche per noi, sì. Anche per noi. Qualche capello in meno stavo notando, e a parte quello sicuramente ho fatto una carriera, un'ottima carriera, sono contentissimo, però probabilmente, onestamente, potevo anche fare qualcosina in più. E sicuramente i miei infortuni, io ho fatto un calcolo che ho giocato 15 stagioni e 5 sono stato fermo, non sono poche, alla fine ogni volta ti devi riprendere, devi ritrovare la condizione fisica, la condizione psicologica, per cui diventa un po' difficile, però sono emozioni incredibili, sono stato fortunato e insomma grazie ancora veramente tanto. Senti, posso approfittare perché c'è una signora qui in studio che è la tua signora, tua moglie, che ti ha accompagnato, la vogliamo inquadrare. Lei ha inciso nella tua carriera? Molto, beh, mi ha dato tanta forza e tanta tranquillità, forza in quei momenti, certo, di cui parlavamo prima, perché ce ne sono stati tanti, e poi mi ha dato due splendide creature che spero che mi stiano vedendo, li saluto tanto, Melissa e Nicolò. Sì, benissimo, grazie.